La giudice di Ballando con le Stelle traccia un bilancio su questa prima parte della movimentata edizione del dance show di Rai 1. Particolarmente movimentata si sta rivelando l'attuale edizione di Ballando con le Stelle. Al netto degli infortuni che ormai rientrano nella routine dei concorrenti. In poche settimane questa edizione è stata segnata da episodi che hanno tenuto banco nelle cronache mediatiche, come l'insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli e la tanto discussa espulsione di Enrico Montesano. A commentare le dinamiche del dance show di cui è storica giudice è adesso Caroline Smith. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, la ballerina e coreografa ha parlato di quanto accaduto nelle scorse puntate, non mancando di lanciare una frecciatina alla collega Selvaggia Lucarelli che siede al suo fianco al banco della giuria. Tutto sommato bene. Anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo. Trattengo e poi butto fuori l'aria per eliminare la negatività. Perché non voglio litigare, ha affermato la coreografa per tracciare un bilancio su questa prima parte di Ballando. Nel corso delle dirette televisive non sono mancate le discussioni tra giurati. Spesso proprio Caroline Smith si è trovata in disaccordo su qualche punto con Selvaggia Lucarelli e a tal proposito, mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici e ha detto, è un po' come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola. Quanto a Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Lucarelli ed eliminato dalla gara, io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un compitino. E una volta sono sbottata. Mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia, ha raccontato la maestra di danza ricordando la lite avvenuta davanti alle telecamere.